Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Cacchio, è già scarica la batteria, che palle. Allora, oggi video diverso, video totalmente di cucina. Voglio fare una pizza napoletana fatta bene, fatta in casa. Ho seguito il video che mi ha ispirato, di Vincenzo Viscusi. Trovate un sacco di video dove fa una pizza che c'è, guardate l'anteprima. Non so se si vede. Proprio quella napoletana con tutto il cornicione, bello. Va benissimo un forno, suppongo, cioè non da ristorante, perché non ne usa uno da ristorante. E insomma, come la fa lui sembra semplicissimo, ma secondo me la parte che sarà molto molto difficile sarà la stesura e riuscire a far venire il canotto esterno. Quindi comunque quello sarà di domani, perché preparo l'impasto oggi e la mangeremo poi domani. La pizza sarà 24 ore a lievitare, quindi oggi c'è la parte facile. Iniziamo. Innanzitutto lui, vabbè, fa un chilo di farina, fa un sacco di pizze, io ne faccio una di prova e la mangeremo tutti e tre in casa, se non farà proprio schifo. Quindi andiamo a utilizzare 300 grammi di farina zero. Lui usa la 00, io non la voglio, cioè non ce l'ho in realtà la 00. Poi non mi ricordo più, sale, e se sale, sì, vabbè, serve anche il sale, sì. Facendo tutte le proporzioni, sono 300 grammi di farina, 7,5 grammi di sale. Lievito secco, lui usa quello fresco, io non ce l'ho, uso quello secco, però lui ne usa pochissimo per un chilo di farina, lui usa 3 grammi di lievito per un chilo di farina, quindi io proprio andrò a usarne una puntina di questo qua, suppongo. 210 ml di acqua. Allora, partiamo aggiungendo la nostra farina. Oh, ecco, già facciamo danni. E il lievito. Io uso quello secco, come vi dicevo. E forse anche dopo. Vincenzo inizia facendo ossigenare l'impasto, quindi ci proviamo anche noi facendo andare. Ok, l'ho fatto andare per un minuto, due, e adesso lo continuo a far andare e intanto inserisco l'acqua e il sale. Divertente, tutto sommato. Sembra tipo una scamorza. Comunque ho aggiunto dell'altra farina perché l'acqua era troppa e l'impasto era bagnatissimo. Ho aggiunto tipo 2 cucchiai e mezzo di farina. Vi suggerisco a questo punto di non usare 210 ml di acqua, fate 190. Provate così. Perché io ho fatto una proporzione. Vincenzo dice di non stressare troppo l'impasto, tipo lui faceva una cosa così, credo. E poi si mette a lievitare in frigo. Sono gialla, è il mio primo bambino, chissà cosa verrà fuori. Niente, quindi noi ci vediamo domani, vediamo cosa lievita, cosa viene fuori, e poi passiamo alla parte più difficile, appunto. Allora, siamo al giorno dopo, sono le 7:15 di sera, adesso arriva la parte più difficile. Vi devo dire inoltre un'altra cosa. Dovrebbe essere semplice seguire un video, giusto? Ecco, non lo è. Evidentemente non l'ho guardato abbastanza volte. Ho scazzato. Dopo l'impastamento, non bisognava, dopo la preparazione che ho fatto ieri, non bisognava metterlo subito in frigo. Bisognava tenerlo un paio di ore a lievitare in un luogo fresco e asciutto. Perché io lo... Chissà cosa verrà fuori. Comunque l'ho tirato, ho visto sta cosa... Erano quasi le 5 di pomeriggio
che mi sono messa a riguardare il video per fortuna, quindi ho tirato subito via l'impasto e l'ho messo vicino a un termosifone. Infatti ero indecisa se rifarlo di nuovo per domani, quindi giravo poi il video domani, vabbè. Questo comunque non va buttato, quindi vediamo che cosa viene fuori. Comunque ora seguendo sempre, come ci mostra Vincenzo, ci sarà il momento della formazione della pizza, che questo mi spaventa un casino. Ci sarebbe della semola adesso. Ecco, come possiamo vedere dal video di Vincenzo, dobbiamo fare questa cosa qua, questa è semola. E spingere, come spiega, non così, ma così. Io c'ho già l'ansia, aiuto. E poi la rigiro. E poi spingo ancora così, dai, Chiara, memorizza il movimento. E poi la rigiro. Poi questa forse non è neanche la parte più difficile, arriva tra poco quella più difficile. Ah, ci aveva messo anche della carne, partiamo. Allora, prima facciamo un bocchino così. Poi. Forse un pochino troppo le unghie, che dite? I buchi no. Oddio, sembra quella che ha. Allora, adesso viene ovviamente ancora la parte più ancora difficile, ve la faccio vedere. Poi devo fare sta cosa qua. Aiuto. E poi devo. Oddio, sono arancione. Sono carica. Ce la farò. Madonna, cos'è sto colore? Pronti? Allora, no, perché ci sono i buchi. Questo movimento del chaff, ma vaffanculo, serve per togliere la farina in eccesso. Quindi, ciao, oh cazzo. Non mi ricordo già più il movimento. Madonna, quanti buchi, dai. Perché non si uniscono? Ciao! Sapete che vi dico? Salto la parte del ciaff, faccio un'altra cosa, faccio così. Con della salsiccia che abbiamo mangiato ieri, quindi dato che ne è rimasto, lo mettiamo qua sopra. Allora vi dirò che nutro delle grosse, grosse speranze per quella signorina lì. Comunque, abbiamo acceso il forno, 200 circa 20 gradi, forno statico. Nel video Vincenzo mi pare, perché a sto punto non sono più sicura di quello che sento, non abbia detto nulla. Lui poi ha un fornetto abbastanza particolare, non proprio quello da cucina, però comunque non è un forno da pizza. Comunque, raga, io quel passaggio là non ero sicura di farlo, però mi voglio esercitare nell'imparare a farlo, perché serve più che altro per togliere la farina di semola in eccesso che ci è servita per spianare la pizza. Quindi
quindi l'ho un po' schiaffeggiata come potevo per togliere quella lì in eccesso. Tra un po' si inforna, c'ho l'ansia, è la mia prima pizza, cacchio, sì.